contenti nel caso dovesse ritornare oppure no, perché, e dico prima la mia perché poi così sono curioso di sentire anche il vostro punto di vista. Io sono d'accordo col Bardo, Punk lo rivorrei, ma non come buono ma come cattivo, ovvero mi sono venduto, cioè non sono più il lottatore dei più deboli, diciamo, e bevo, ma sono... anche non sono neanche più straight edge, bevo no anche. Vabbè, adesso quello tra virgolette chissene, sì, no, però vabbè. Tornando mi piacerebbe veramente vederlo, ovviamente con delle garanzie contrattuali del tipo: se fai la testa calda non ti paghiamo, che ne so, gli prossimi 4 mesi, dico una fesseria che mi viene in mente. Però questa voce qui di Punk, a me piacerebbe veramente molto rivederlo in WWE. Rhapsody, te invece? Una cosa sola, ragazzi, per chi magari prima che parte Rhapsody, per chi magari non sa di cosa stiamo parlando, contestualizziamo, sì, come mai è uscita sta notizia di Punk. Cosa è successo stanotte? Stanotte è successo che Punk... Siamo a Chicago. Siamo a Chicago e Punk era all'interno del backstage di Raw. Quindi è stato visto entrare, ha parlato con delle superstar. Si dice che abbia parlato con delle superstar come The Miz e con Triple H. E Vince, queste sono voci, e Vince, sentendo che c'era Punk nel palazzetto, l'ha invitato ad uscire. Queste sono le voci che corrono. Il fatto che Punk fosse all'interno del backstage è sicuro, è stato anche visto ripreso da fan, insomma, che cercavano di avvicinarsi a lui non sembra parlasse con Tamina mi sembrava anche a me Tamina, sì, la ragazza, sì, sì. Quindi, okay. Quindi questo è quanto, sì, scusatemi se non l'ho detto prima, pensavo di darlo un po' per scontato. Comunque, detto questo è il perché è nato questo rumor qui. Quindi Brachias, tocca a te. Brachias, scusami, Rhapsody, tocca a te. Ma come? No. Mi potrei offendere. Cheat. vabbè, che dire? Allora, chiaramente se lasciamo parlare il cuore, ti direi ovviamente di sì. Però poi chiaramente c'è, contrapposto al cuore c'è la testa, e il fattore età innanzitutto lo dobbiamo portare in conto, anche se sì, si infortuna un po' spesso, abbiamo visto nell'altra sua esperienza, però non male, ancora non male il ring. Poi, come dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, cioè nel senso... può darsi che è stata una comparsata e continuerà a lungo nella sua esperienza attuale. Detto questo, sì, io lo rivorrei. Cioè, chi non lo rivorrebbe? C'è qualcuno di voi che non lo rivorrebbe? Io lo chiedo a voi. Cioè... parlerò dopo. Io intanto... Però, faccio... ripeto, utilizzando il cervello, nel senso non andando di pancia, se ne potrebbe parlare, ovviamente, dei pro e contro. Io non sono uno che... A me Punk piace, però riconosco poi anche i suoi errori, quindi diciamo non mi butto né dalla parte che si diceva Punk lo si ama o lo si odia. Non sono d'accordo, nel senso, sì, è un personaggio divisivo, ma la persona che magari è amante del personaggio dovrebbe anche poi riconoscere i suoi limiti, che poi sono dell'essere umano, ognuno di noi ha le sue limitazioni. Al contrario, coloro che lo odiano dovrebbero riconoscere che la WWE stessa gli ha dato un regno di 400 e rotti giorni, quindi sai, criticarlo a priori è sbagliatissimo. Conclude dicendo che io personalmente lo rivorrei, e come. Intanto vi faccio partire in chat un sondaggio: se rivorreste CM Punk oppure no, 3 minuti per
per votare. E detto questo, come dice anche il buon, eccolo qua, Dinamo Saetta, però quale occasione migliore per il nuovo titolo per portarlo di nuovo a Punk? Non è comunque una cosa, sembra, che si faccia nell'immediato, cioè sembra una cosa... No, ovviamente no. Più avanti, ecco, quindi... Cioè, se dobbiamo dare una percentuale che Punk torna per vincere quel titolo lì credo che sia zero. Attorno allo 0,1%, zero. Giusto per un minimo margine, però sì, si parla dello zero, cioè neanche dell'1% che torni entro l'anno. Anche perché, come sappiamo, molti atleti, soprattutto quelli molto richiesti, hanno una clausola di non competitività che di solito va a 30, 60, 90, 120 giorni e in più liberarsi magari di un vecchio contratto e tutto. Insomma, i tempi per quest'anno, cioè che riesca a esordire quest'anno, già sono, nel caso avvenisse questa cosa qui, che riesca a esserci quest'anno, sono bassissime. Il fatto che rientri... Diciamo che l'anno è abbastanza lungo, nel senso che da qui, faccio un esempio, a Survivor Series... Tecnicamente sì. Il tempo c'è. Il problema del titolo che discutevamo prima, quel titolo nuovo, è che il titolo è in palio tra un mese. Esatto. Quindi c'è quello, ecco lì è proprio una roba. O ci sono delle liberatorie clamorose che noi non, ovviamente da qui è impossibile sapere, o altrimenti se le cose vanno canonicamente, se Punk dovesse rompere definitivamente il contratto, lì ci vogliono quei 2, 3, 4 mesi. Che hanno tutte le superstars di cuscinetto tra un viaggio e un altro, in un Lido o un altro. Quindi, esattamente come dice Parrucco, il problema del mese da qui alla cintura nuova è praticamente quasi impossibile. Sì, se vogliamo dare giusto 2%, per dire da qui a fine anno, possibilità che ci sia pari al 5-10%, 5%. No, ma anche cioè se si mettono d'accordo anche l'80, cioè quello no, però ad oggi facendo delle supposizioni, ad oggi col contratto che ha Punk, col fatto delle clausole di non competitività, cioè guarda per esempio anche Cody, finisce il suo periodo in All Elite, dopo che ha esordito ne è passato comunque del tempo, cioè sì. Comunque immagino che ci sia stato un periodo dove del fatto sì, della non competitività. Sicuramente, però diciamo che se avesse rotto stanotte, faccio un esempio per fare una collocazione temporale, i tempi di non competizione scadrebbero prima della fine dell'anno abbondantemente. Quindi, sì. Se decidessero già di essere, ecco, se fossero già d'accordo, tecnicamente lui Survivor Series o addirittura prima potrebbe già debuttare, quindi fare percentuali è dura. Ecco, più che un 5%, gli direi 50 e 50, cioè se loro lo sanno, cioè se avesse già fatto tutto, tecnicamente torna, sicuro. Quindi il problema è vedere se è tutta una roba vera e no. Io ho una mia idea, poi alla fine parlerò, però ecco, partiamo dal presupposto che da qui a un mese per il titolo nuovo è praticamente fantascienza. Sì, anche, e poi, ribadì, e poi aggiungo anche che vederlo da qui per il titolo nuovo, sì, esatto, è fantascienza. E il sondaggio rivorrebbe CM Punk in WWE per il 64% di voi, il 36% ha votato no. E di la tua Find, visto che... Ma la mia è abbastanza semplice, nel senso che io appena ho letto la notizia ero sveglio, davo un'occhiata qua e là e ho letto sta notizia. La prima reazione mia è fatto, vabbè, che notizia è, a Chicago, va a trovare vecchi amici, alla fine sono colleghi, entra dentro, saluta Miz, cioè non credo sia un problema per Punk entrare, come per qualsiasi altro ex wrestler che non si è lasciato, diciamo, a bastonate totali, ecco. Dopo gli anni poi passano, ci sono telefoni, ci sono gli incontri, ci sono le cose, si sistemano, quindi siamo a Chicago, casa sua. Vado a trovare due vecchi amici, amen. Quindi questa è stata la mia prima reazione, non ci ho visto nessuna dietrologia. La cosa che mi ha fatto un po' iniziare a ragionare è quando poi è uscito il rumor che è stato cacciato, perché il rumor che è stato cacciato, secondo me, la mia percezione, ripeto, la mia percezione molto semplice da fan che legge Twitter,
è stata, io non ci credo, cioè no, non lo so, mi è sembrato una storiella narrata per fare un nuvolone sui social. Tutti d'accordo, diciamo questo, così ne nasce un polverone clamoroso che non so a chi possa beneficiare. Perché per allora, fino a ieri notte, per me Punk tornava in AEW all'evento quello a Wembley. Io la vedevo lì, la collocazione del ritorno di Punk. Esce sto rumor, questa notizia, cacciato, mi viene da pensare, ma sta a vedere che questo torna davvero da lui. Quindi non lo so, confusione secondo me, però per me ci hanno ricamato tanto sopra. E ci hanno un po' giocato sui social a far uscire tutte queste robe qui. Io, se fosse successo davvero, è una cosa che secondo me, a meno che non hai delle spie, delle robe, non ci sarebbe nessun vantaggio a far uscire che Vince ha cacciato Punk, cioè a Chicago, poi non lo so, mi sembra troppo romanzata, mi sembra troppo una roba da film. Poi magari è successo, questo è il parere mio. Detto questo, lo vorrei, non lo rivorrei? Io lo rivorrei, ma come rivorrei qualsiasi star che fa parlare, che crea attenzione, che crea anche spaccature, no? Chi è innamorato, chi invece non ne vuole più, basta. Io lo rivorrei, cioè alla fine è un personaggio che ti potrebbe far raccontare quelle due o tre storie importanti. Mi viene in mente quella recente con MJF, mi viene in mente altre storie narrate in WWE, cioè comunque sia, è un polarizzatore, è un personaggio che comunque, se lo vogliamo o no, negli ultimi 10-15 anni ha fatto parlare tanto, ha fatto muovere tanto i social, ha diviso la gente, la folla, ha fatto dei clamori. Cioè, quando torna CM Punk è stato il tormentone dei tormentoni, ora ci risiamo. Mi viene in mente quando nel metà 2000 è quando torna Goldberg. Siamo a quei calibri lì, poi che lo vogliamo o no, Punk è Punk. Quindi io un altro stint me lo prenderei, ma me lo prenderei anche nei W, sinceramente. Cioè, Punk in televisione, secondo me, comunque vada, è un'attrazione, poi, sia sul ring che nella storia. Poi se c'ha, ogni tanto deraglia a fare i suoi. Cioè, io mi guardo lo show e me lo riguarderò anche quando non ci sarà più. Sì, diciamo che Punk, esatto, come hai detto te, anche quando non era in nessuna federazione, tutti dicevano quando tornerà, quindi esatto. Solo quel nome lì smuove. Adesso magari può smuovere nel breve periodo e nel lungo termine, no, però anche solo sì. Per dire una road to WrestleMania con Punk, cioè... Non dico che è alla pari di The Rock, per dire, come ritorno, però cioè, ha il suo bel boom, ecco, secondo sì. Me. Prima di passare a quello, rispondo al volo a Gaetano che dice secondo lui è vero perché ha un contratto con un'altra federazione e McMahon ci farebbe una figuraccia. Nel senso, per esempio, un evento banale, alla Hall of Fame abbiamo visto arrivare Aleister Black, Andrade... proprio lì seduti insieme a mogli nel parterre d'onore, quindi quello è un problema relativo. Qui addirittura erano nel backstage, quindi fuori dalle telecamere. Che motivo c'era di cacciare uno che viene, saluta e poi magari se ne va davvero da solo? È strana sta roba, secondo me. Poi magari è andata come dici te, però non lo so, qualche dubbio io ce l'ho. Doc? Allora, diciamo che questa qui è la classica notizia che i siti hanno ingigantito per fare click, perché c'è CM Punk che va nel backstage di Raw, cioè non è una cosa strana, cioè mi pare che a WrestleMania Cody Rhodes si è portato dietro un lottatore della AEW, che lo fosse Ricky Starks, credo che fosse, cioè che fosse con lui. Bayley è andata a Wrestle Kingdom a battere in The Valley, c'era anche Tamina, c'era anche lo stesso CM Punk a quello show. Cioè, Charlotte è andata in Triple A, vedeva il match di Andrade con Kenny Omega, cioè, c'era Britt Baker in uno show di NXT con Adam Cole, cioè, Mickie James WWE... ha lottato in un match WWE con sì, la cintura di Impact. Cioè, era la Rumble, sì.
esatto. Cioè WWE non vuole, ovviamente, che vengano pubblicizzati gli altri show, le altre federazioni, ma è anche comprensibile per una loro politica, ma se cioè, resto sono nel backstage, non gliene frega niente, non è che Punk è entrato nello show o ha fatto niente, a quanto pare ha parlato con qualcuno, non sappiamo bene che cosa ha fatto. E ovviamente i siti ci devono speculare sopra per fare click. Poi è stato cacciato, non lo so, può essere che Vince l'ha mandato via, ma probabilmente, però cioè, semplicemente perché era lì, cioè, non ci credo, allora vuol dire che avrebbe fatto qualcosa, però non ci dicono cosa, cioè, quindi è una cosa molto da web, molto, molto fumosa. Detto questo, Punk in un ritorno in WWE, cioè, perché no? Cioè, nel senso, se lui vuole tornare, cioè lui, se lui volesse tornare, che torni. C'è un modo per utilizzarlo, sicuramente lo trovano. Fermo restando che WWE, CM Punk l'ha più volte ingannato, preso in giro, gli ha fatto un sacco di promesse che non ha mai mantenuto, ha sempre considerato un passo indietro agli altri, e visto che i dirigenti sono sempre gli stessi, le persone sono sempre le stesse, io se fossi lui lì non ci tornerei. Un passo a meno indietro di, agli altri, a meno di non vedere, parole, eh. A meno di non avere delle clausole scritte che WWE mantenga quello che dice, perché sappiamo bene che WWE promette e non mantiene. In moltissimi casi, quindi se fossi lui io non ci andrei in WWE. Poi comunque, quello che è successo in AEW non lo so, quello che ha fatto, il perché ha litigato con questi non lo so, cioè, il perché ha sbottato, ma il perché è andato via da WWE invece è perfettamente comprensibile e condivisibile, quindi non vedo perché lui dovrebbe tornare. A WWE farebbe comodo, come fanno comodo tutti gli atleti come Punk, però è lui che non deve andare, cioè è lui che non deve, che secondo me non deve tornare, perché adesso... io non vorrei, Doc, scusami, no, perché io non mi fiderei, visto che i dirigenti sono sempre gli stessi, ma e non, Doc, credo adesso... che cambi idea adesso volevo però far notare una cosa: quando Punk era campione, correggetemi se sbaglio, ma non c'era la rivalità con, non c'era il segmento lì di The Rock e John Cena, oppure comunque Undertaker ancora dentro la streak, cioè era quel periodo lì di Shawn Michaels, sì, di Shawn Michaels, è stato Undertaker, l'ultimo avversario prima della streak, sì, esatto, della fine della streak. Quindi comunque tu hai un Punk campione o comunque un Punk rilevante che è nel periodo dove c'è l'End of an Era, uno dei vari segmenti dell'End of an Era, c'è il fatto di The Rock contro John Cena, cioè passare davanti a questi nomi qui, cioè o sei il Roman Reigns di adesso, oppure c'è caso che non, cioè, forse neanche il Roman Reigns di adesso sarebbe passato davanti, no, ma ragazzi, a tutti questi segmenti. È stato il volto della compagnia a un certo punto, non ci lo scordiamo. Sì, ma non è mai stato. Però parlare di passo indietro... No, infatti io contestavo quello, no. Un passo indietro, Punk, sì. Insomma. È stato campione per un anno e mezzo consecutivo, è stato sulle copertine di videogiochi. E quanti main event ha fatto in quell'anno? Ma main event, se chiamano part-timer di turno e ci deve andare The Rock, è giusto che ci vada The Rock. Tante volte abbiamo visto dei titoli, magari perché c'è un personaggio X... No, su però questo io fossi non sono Punk, d'accordo. E sono campione un anno e mezzo in WWE, insomma, male non mi è andata. No, se io fossi CM Punk e mi promettono il main event di WrestleMania, poi cambio un'idea per dare cambio Rock, un'idea se davanti mi se direbbero... davanti allora non prometti. Beh, magari allora, non prometti. Allora ti faccio un esempio, magari te lo prometto anche, però poi hai un The Rock che ti viene dentro. Il fatto di Undertaker e Shawn Michaels e Triple H che prende il volo, cioè, e lì come fai? Cioè, quando hai, è come, cioè, se tu hai un prodotto che ti fa guadagnare di più, cosa dici? No, ma, perdo soldi, esatto, perché ti ho promesso questo. No, esatto, cioè. Ma poi la domanda, domanda, cioè, scusate, dopo la Summer of Punk, cioè, con chi è che, cioè, perde subito il titolo contro chi era Ord, così chi era Del Rio?
del Rio. Perde il titolo. Ma la domanda e poi con chi va? Con Kevin Nash. Cioè, tu hai la Sandro Punk e gli metti contro Kevin Nash, cioè, gli tiri addosso una secchiata d'acqua. Cioè, hai un personaggio infuocato, gli tiri addosso una secchiata d'acqua perché non vuoi che vada over. Però cioè, scusate, la quello domanda, è palese, cioè, è palese quello che fa. Ma gli hanno promesso il main event, ma chi l'ha detto? Esatto, anche quello è vero. Ma era abbastanza chiaro, uno che fa un regno del genere non può concludersi. Non si può argomentare una cosa su un secondo me, perché gli hanno promesso il main event è un'affermazione che o è uscita dalla bocca di Vince McMahon, o se no è una supposizione. Di Vince McMahon e di Punk, perché uno può dire una cosa e uno l'altro. Sì, sì, è vero, ma ha promesso il main event e non me l'ha dato. Beh, questa, ragazzi, è una roba da internet, no? Perché sì, gli ha promesso il main event, non è mai stato scritto da punti quanti. Beh, ma quante volte è stato nel main event? Cioè, quel regno, okay, cioè, non bisogna guardare 412... Cioè, non bisogna guardare queste cose, queste cose qua. Sono d'accordo con te, cioè, però argomentare partendo dagli hanno promesso il main event e non gliel'hanno dato, andiamoci piano, perché gli hanno promesso non lo sa nessuno. Cioè. Beh, ma cioè, è abbastanza per come agisce la federazione. Cioè, basta ricordarsi quella volta in cui era... cioè, alle Survivor Series con la DX, che lui era super over, e la DX che si mette lì per togliergli il pop, cioè, per togliergli la cosa, cioè, che sia Punk sia stato sabotato dalla WWE è chiaro. Cioè, se Punk è un personaggio che vale 10 ed è stato reso preferito come main event un John Cena contro Laurinaitis rispetto a un CM Punk. Era una puntata in Regno Unito, non era un pay per view. Ma ci sono sicuramente delle cose che i vostri spunti sono ben fondati, ci sono sicuramente. Però non possiamo basare la rilevanza di un wrestler con il numero dei main event. Allora Undertaker è dietro, ha fatto 4 main event di WrestleMania Undertaker in 30 anni. Di cosa stiamo parlando? Cioè non si può pesare un wrestler in base ai main event. I main event sono un momento focale che quella Hogan ha fatti 7 nelle prime 8 WrestleMania. Ma e difatti Hogan è il più grande di sempre, e difatti. Ok, sì. Però comunque vada, ci sono casi a favore di questa teoria e casi che non mi verrete mica a dire che Undertaker non è un personaggio top, cioè perché ha fatto solo 4 main event, dai ragazzi, se no Undertaker è il top. Cioè, i main event contano, ma anche no. Cioè, poi dipende di cosa ti trovi in collisione nelle scritture in contemporanea, nell'anno X. Land of Venera, ragazzi, purtroppo... Land of Venera non era il main event. Sì, no. Land of Venera non ha chiuso... Un anno cioè, fu anche il main event, quando ci fu Striscia contro Carriera, se non ricordo male. Sì, ma quello era prima. Sì, era prima, però per dirti, addirittura era dietro... Land of Venera a quello che c'era all'epoca nella WWE, cioè quello che ti volevo far capire, cioè tu hai addirittura la storyline forse più grande, che è durata 4 anni mettendoci dentro tutto, dal primo Shawn Michaels contro The Undertaker fino all'Hell in a Cell, e comunque quel pezzo lì è dietro a John Cena contro The Rock, cioè quindi è... Cioè, come fai a mettere davanti Punk? Cioè, al di là di tutto, cioè, in quel momento lì c'era, per nostra fortuna, tanto. Se gli metti, però, se tu fai la Summer of Punk e poi gli metti contro Kevin Nash, tu non mi puoi dire che, cioè, e gli mandi contro Kevin Nash, è perché lo vuoi rallentare, perché non vuoi che quel personaggio vada al top. Cioè, WWE decidono loro all'inizio chi ci deve andare, e poi se qualcun altro supera quello che loro hanno deciso, lo buttano giù. Cioè, questo è quello che fanno sempre. Cioè, questo è il modo superandi della federazione. Questo è il modo, l'hanno sempre fatto. L'hanno sempre riuscito con Brian, diciamo, sì. Sì, con Brian, però, cioè, Daniel Bryan, WrestleMania 30, vince, poi contro chi va? È lui il personaggio principale, no? Evolution contro Shield, e Daniel Bryan è andato contro Kane. Cioè, funziona così. Cioè, loro allora, non frega niente, cioè, funziona così. Io credo che ci siano specialmente negli ultimi anni,
io credo che ci siano indizi per sostenere entrambi le tesi, nel senso Punk ha avuto tanto e probabilmente avrebbe potuto avere di più se avessero deciso di dargli di più. Questo è fuori discussione. Stiamo parlando sicuramente di una top star a livello di percepito, a livello di immagine e a livello di chiacchiera, no? Nel senso, muove tanto CM Punk. CM Punk è un personaggio importante, ragazzi, c'è poco da fare. E questo è fuori discussione. A me piace, cioè io lo ripeto, a me se tornasse sarei contento. Ora, io non vorrei finire a spaccare il capello in quattro su quanto avrebbe dovuto ricevere o quanto meno ha ricevuto, nel senso che purtroppo la storia del wrestling è piena di ste robe, è piena di wrestler fenomenali che magari non hanno neanche vinto un titolo massimo. E dagli anni 80 a oggi ce ne sono tanti che hanno avuto meno di quello che a noi sembrava dovesse servire, che dovessero ricevere di più. Detto questo, diciamo che a Punk secondo me non è andata malissimo. Poi, se vuoi essere il numero uno, sì, forse Punk non è stato il numero uno della sua era, perché aveva sempre qualcosa davanti, glielo mettevano a suo malgrado, gli mettevano qualcosa davanti, però io credo se un wrestler gli dici guarda, avrai la carriera di Punk in WWE, avrai un anno e mezzo da campione, sarai sulla copertina di un videogioco, avrai due o tre storie che saranno super chiacchierate e discusse, io credo che Punk avrebbe firmato. Quanto c'è stato Punk in WWE? Io non la vedo così. C'era il 2007 quando... che ha debuttato nell'ECW. Era 2006? Sì, credo 2006-2007. Sì, comunque, anni, comunque c'è stato quasi dieci anni. Sette anni ha fatto un anno e mezzo da campione, più un altro paio di regni brevi. C'è sempre stata la sensazione che la federazione gli remasse contro e a me CM Punk non è che mi lasci particolarmente, cioè non è che io sia un suo fan, però è palese nel momento in cui la federazione è che ci rivedi un po' Sasha, dai, di la verità. E quello è anche peggio, quello hanno fatto anche peggio. Sono riusciti anche a fare peggio. Figuriamoci. Forse è giusto la lettura di Naoto che dice: CM Punk a me ha dato sempre l'impressione che fosse la copia di Edge, ma molto, molto meno personaggio. Forse ho capito quello che vuol dire Naoto. Magari Edge è sempre stato al top, ma non ha mai avuto un momento alla main event, diciamo, che c'è, capito? Dire è campione da tantissimo, è sempre al top, tutti i main event, non ce l'ha mai avuto. Il primo Edge, non questo qui che è tornato adesso. Forse l'ha avuto più Punk rispetto a Edge. Esatto, forse ha avuto più Punk rispetto ad Edge. Forse era lì che. Se andiamo sempre ai numeri freddi, però. Come questo ha avuto 400 giorni, quell'altro, il proposito di Big Gold Belt, ha avuto tipo 7 regni. Sì. Però ecco, mettiamo per esempio Edge, oppure anche AJ Styles, rimanendo un po' più indietro, che anche AJ Styles è stato campione tanto quando era SmackDown. A parte il periodo dove c'erano quei pay per view mono roster, che quindi lì per forza di cose sei davanti, cioè sei nel main event, però quando a me viene in mente WrestleMania quando andò contro Nakamura, cioè non era nel main event, cioè era a metà card e comunque era contro il vincitore della Royal Rumble. Quindi a non me è mi che fa era... paura una cosa, ragazzi, a me fa paura. Forse se Punk ci fosse stato qua, adesso che WrestleMania su due serate, magari una delle due notti avrebbe avuto lui il main event. Col fatto che era in un'unica, serata. Sì, no, avrebbero trovato il modo di impedirglielo. Ma perché devi essere così negativo, Doc? Ma perché così? Secondo te è una compagnia che vede un personaggio che gli dà fior di soldi, che dice no, i soldi che mi generi te mi fa schifo, non li voglio, boom, vai giù. Cioè, no, perché dovrebbe fare così? Ma perché è così che ragionano? Quel cavallo lì mi fa guadagnare 100. 450 giorni di regno consecutivo.
È un contentino per tenerselo buono, cioè, non hanno, ma non è mai stato il personaggio principale in questi 400 giorni. Quindi hanno allungato il brodo insieme al contentino. Guarda quante non volte conta. Batteranno il numero dei giorni del regno di Punk, cioè, fai storia, fai albo d'oro, cioè, rimani nella storia. Per toglierlo, sono tanti ragazzi, 450 giorni. Sono tanti, non li danno. Parla di allungare il brodo, quello che supporta Roman Reigns, ma per favore. Però io, ragazzi, ho una paura. Io ho una paura. Bratias che è lì zitto da mezz'ora sta montando come la panna. Io ho paura della sua... Cioè... Brachias, vai, Brachias, è il tuo momento. È il tuo momento, Brachias, vai. La panna la sto montando per dopo, comunque... No, ma sono stato in silenzio perché onestamente non è un tema che mi prenda particolarmente, cioè lo guardo con molta, come dire, freddezza, cioè nel senso non mi cambia troppo. Quindi io credo che un po' come la vicenda che sicuramente ricorderete del post WrestleMania, vi ricordate, no? Di tutto quel gran parlare, vociare che si fece di McMahon, il ruolo che può avere, che ha preso le redini dello show, l'ha cambiato 300 volte. Penso che siamo un po' su quella falsa riga di questa bolla, diciamo, mediatica, che alla fine abbiamo fatto quel martedì a parlare di quella cosa e poi mai più, perché è scoppiata, è andata nel nulla. Quindi credo che sia una cosa simile. Poi chiaro, magari tra un mese, due mesi ritornerà, ma non è che ritornerà perché è stato cacciato o perché è stato avvistato, cioè ritornerà perché ci sono state le condizioni. E nulla, questo sul riaverlo o non riaverlo, ma guarda, diciamo, ti ripeto, a me non cambia eccessivamente, ti direi sì, semplicemente perché so che ha lasciato un segno nel WWE Universe e che quindi quando ci sarebbe la sua theme song cadrebbe giù l'arena come poche cose nella vita. Ma sì. Quindi ti direi, diciamo, sì per quello. Poi se ti devo dire sì, lo voglio vedere perché mi piace, è il mio wrestler preferito, anche no. Però in tutto questo chiudo dicendo e ringraziando Alibi Stars per i 30 bit. Grazie mille. Fa la domanda, scusatemi, mi ero mutato. Fa la domanda, ma come mai si parla di CM Punk in WWE se da giugno dall'Elite iniziano un nuovo show di sabato sera, dove nel contratto con Discovery viene specificato che vogliono averlo nel programma? Guarda, ti dico perché è stato avvistato nel backstage di Raw, che è andato in onda lunedì notte, quindi è per quello che se ne parla così tanto. Era nel backstage di Raw, si dice che abbia parlato con The Miz, con altri atleti e con Triple H, e che Vince McMahon, una volta venuto a conoscenza del fatto che Punk fosse nel backstage, l'abbia mandato via. E questo è quello che riporta. Di certo è che era presente nel palazzetto, che è stato visto con vari è stato visto da vari fan, ecco. E poi quello che è successo dentro, ovviamente, sono voci sono rumors, non sono cose ovvie, ecco. Ma in tutto questo, scusami Varro, io diciamo noto un cortocircuito logico in un ragionamento, cioè nel senso supponendo sia vera questa voce del fatto che sia stato cacciato, supponendo sia vera, noto un cortocircuito nel dire è stato cacciato, allora anche in WWE, cioè se veramente ci fosse qualcosa per farlo arrivare, questo lo sa solo la dirigenza, io non farei mai trapelare la notizia che l'ho cacciato, a meno che non ho una mente malata. Infatti abbiamo detto che è un rumor. Infatti il fatto di essere cacciato, se è un rumor costruito, è un rumor costruito ad arte. No, infatti questo dice, a meno che non ho una mente malata nel far vedere che lo caccio, esatto, eccetera, per rendere ancora più epocale un eventuale ritorno. Esatto. Questo è chiaro, se dovesse tornare, parti da questo angle del cacciato dal backstage,
è già partita la storia tecnicamente. Sì, anche perché io non credo che una volta avvistato CM Punk, che, cioè, vedono CM Punk che sta per entrare, non allertino Vince, metti che non sappia niente. Lo sanno le pietre, o Triple H, e dicono guarda che c'è Punk che vuole entrare nel backstage. Non, cioè, penso che gliel'abbiano riferito, a meno che non gli sia stato detto, guardate ragazzi, deve arrivare Tizio, fatelo entrare, chiamatemi quando arriva, cioè fatelo entrare, chiamate, hai capito? Quindi questa cosa qui non... Però capito, cioè, che, cioè, io col fatto che col fatto che c'è una mezza cosa in ballo con una compagnia comunque concorrente, i contratti sono sempre un labirinto, diciamo, di cavilli, di clausole, di possibili multe e cose, cioè stare attento a fare una cosa del genere. Ma guarda, Mancio, anche vari atleti WWE sono andati in vari show della All Elite in Giappone, come ha detto prima anche il Doc. Charlotte è andata in Giappone a vedere dei match. Cioè, il fatto, quindi, che io sponsorizzi ad esempio un certo marchio X non mi impedisce di indossare Y, cioè non è che prendo fuoco o mi licenziano se indosso il marchio Y. Non solo, sono esseri umani, spesso alcuni wrestler che conosciamo sono in WWE ma hanno la moglie in AEW o viceversa. Abbiamo, ripeto, visto all'Hall of Fame Andrade, Aleister Black nel parterre d'onore alla premiazione dell'Hall of Fame, cerimonia WWE, sono wrestler AEW, sono comparsi proprio in TV, quindi in uno show ufficiale ripreso da telecamere, quindi questo è ovvia, è flessibilità ovvia data dalla vita reale, cioè in questi casi non puoi fare niente. Anzi, in realtà è fondamentalmente anche giusto così. Già l'ha detto Tony Khan in realtà. Sì, l'ha già detto Tony Khan questa cosa qui, e lì Juventino. Sì. No, poi dopo, cioè, anche come abbiamo detto prima, cioè, comunque Zelina Vega, per dire, il suo compagno lotta in All'Elite, che è Aleister Black, quindi il fatto che uno vada nello spogliatoio degli altri, cioè, è una cosa che si sa che lo fanno. Non viene sempre reso pubblico, però si sa che lo fanno, ecco. Esatto. Avete qualcos'altro da aggiungere sull'argomento Punk o passiamo ad altro? Io sottoscrivo quello che dice Ugo Leoncello. CM Punk in ring vale meno questo qui? Sì. Beh, vero, può essere anche... È soggettivo, dai. Sì, è soggettivo. Ma dai, come fai a dire soggettivo adesso? Ti parlo, dai, su. No, prego. Ma non mi fraintendere, non parlo di performance puramente fisica, parlo a livello di tutto il pacchetto che deve dare un wrestler oggi. No, ma infatti lui ha scritto in ring inteso di lottato. Certo, però... È una cavolata uguale. Vabbè, ma tu non la vedi l'altra ditta, quindi come fai a parlare? Nulla vieta di sperare di... La vedi, non la vedi, se tu me sì. L'ho vista, non l'ho trovata in forma, ok, ma secondo me non la vedi perché fa ancora match di livello, eppure mediamente lunghetti comunque. Cioè, io credo sia stato peggiore le ultime apparizioni di Cena in ring delle ultime di CM Punk, va risposto rap, esatto. Uno. Detto questo, ripeto, è soggettivo, se uno preferisce dare largo ai giovani è legittimo e ci mancherebbe, è molto soggettivo. A me piacerebbe tornasse ovunque, cioè se torna Ross, torna in AEW, comunque sia un personaggio che mi fa piacere vederlo, non è il mio preferito, ma se torna, perché no? Sì, diciamo che se torna non con la continuità di Cody Rhodes, ma con la continuità di Roman Reigns, quindi 5-6 match all'anno nei pay-per-view e basta, un po' come Edge, sì. Un po', cioè, non... una bella storia, esatto, una bella storia costruita per 2-3 mesi e via, esatto. Come con Roman, come con Edge, insomma, come Brock, ecco, volendo, cioè, ritornare da tra virgolette part-timer, che è quello che lui odiava, ecco perché dico che mi piacerebbe rivederlo come lui che si è venduto, perché di fatto tornerebbe nella mia testa come i vari part-timer che lui odiava. Io, per rispondere al volo, poi chiudiamo, passiamo all'altro argomento, a Raffi X, è stata una storia clamorosa,
quella che sta citando te, come lo stesso Juventino dice vorrebbe Brian Danielson, lui sì che è un blaster, assolutamente, sono fenomeni ragazzi, sono fenomeni assoluti, quindi chiunque rivederlo a me fa piacere, quindi premesso che magari uno segue anche i W, io la seguo, quindi li vedo lo stesso, però ecco, rivederli in WWE e non fa il part-timer, ricordiamolo. No, esatto. Si credeva facesse un part-timer, ma invece combatte pure le puntate settimanali. A me piacerebbe rivederli anche per vederli confrontarsi con i nuovi che stanno salendo ora. Corretto. Mi piacerebbe, cioè, un riciclo anche generazionale, no? Che ne so, un Theory contro Punk. Immaginati questo che fa lo sbruffone, quest'altro che al microfono ti può demolire. Potrebbe uscire una storia divertente, bella. Ho fatto un esempio a caso. Idem Daniel Bryan, Brian Daniels. Ma anche volendo contro questo Sami Zayn o Kevin Owens, che al microfono sono dei fenomeni. Certo. Cioè, contro, adesso non c'è più, è da un po' che non si vede, Bray Wyatt. Cioè, immaginatevi un Bray Wyatt contro Punk, cosa può succedere al microfono? Mamma mia. Mamma com'è? Mia. Cioè, è la rivalità che vorrei io, quella che è impossibile, Wyatt contro MJF. Io sarei curiosissimo di vedere due faccia a faccia. Esatto, quindi magari non darà tanto dal punto di vista del lottato, ma dal punto di vista del personaggio, cioè, cavolo, non contro Karrion Kross, Greg Valentine, no, di sicuro non contro Kross, no. Si mettono tutti e due a fare così, perché Punk quando entra fa pure, controlla pure l'orologio anche lui. Anche lui, it's clobbering time. E, no, detto questo, sì, l'utilizzo di Punk, 6-7 match all'anno e basta. Belle rivalità, un bel parlato microfono, poi dopo chiudiamo veramente questo argomento e passiamo ad altro. Cioè, molti atleti WWE sono dei fenomeni al microfono, lo stesso Bray Wyatt, sono dei fenomeni al microfono, ma nel ring non sono niente di che. Quindi non c'è nulla di male, secondo me, se nel ring non sei un atleta top, ecco. Però se al microfono sei un genio e nel ring sei normale o poco più giù, cioè, lo stesso è LA Knight, esatto, Leo, come dici te, cioè, quindi l'importante è che ci siano i personaggi, poi se nel ring vai meno, l'importante è che mi riesci a raccontare una bella storia, come fanno questi atleti che non sono bravissimi nel ring ma al microfono sono dei maestri, sono fortissimi, cioè. Quindi non mi preoccuperei tanto dell'atleta, mi preoccuperei di più del carattere di CM Punk, ecco, del carattere che è una testa un po' una testa calda, piuttosto che sul fatto del ring, mia opinione.